Proseguono senza sosta le operazioni di assistenza e soccorso della Guardia Costiera a imbarcazioni di migranti in difficoltà. L'ultimo intervento ha permesso il salvataggio di 470 persone, stippate su due diversi gommoni che rischiavano di affondare. I migranti sono stati individuati dall'elicottero della nave Fasan della Marina Militare, in perlustrazione lungo le acque libiche, che ha tempestivamente informato la centrale operativa di Roma. Sul punto la Guardia Costiera Italiana ha inviato le navi CP-905 Peluso e CP-403 Fachin che, dopo aver raggiunto le due unità, hanno provveduto a trarre in salvo tutti gli occupanti. Le due unità della Guardia Costiera con a bordo i migranti sono giunte a Porto Empedocle alle ore 18 di ieri. Nel frattempo, al confine tra le acque SAR italiane e quelle maltesi, altri 300 migranti sono stati recuperati dalla Guardia Costiera con l'ausilio di un pattugliatore maltese. Per uno di loro, bisognoso di cure mediche, è stato necessario l'intervento dell'elicottero Nemo della Guardia Costiera, decollato dalla base aeromobile di Catania. Ultimato il verricellamento del migrante e dei suoi tre familiari, l'elicottero sta dirigendo verso l'ospedale del capoluogo etneo. Inoltre, la nave Fiorillo ha appena ultimato il soccorso di 203 migranti che erano a bordo di un barcone in avaria. Tra questi, tutti di presunta nazionalità siriana e libanese, anche 25 donne e 37 bambini. I migranti, stremati e disidratati dal viaggio, sono stati assistiti e rifocillati dall'equipaggio di nave Fiorillo, che nel frattempo sta navigando in soccorso di un altro barcone in difficoltà, con a bordo 350 persone.